Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questo che è il venticinquesimo appuntamento dei Copernicani. Nell'occasione, io, che sono Carlo Piana, che sono un socio di, dei copernicani, ho il privilegio di introdurre questa serata sul riconoscimento facciale, e ho il piacere di avere eh, i nostri ospiti che introduco subito. Sono eh, Paolo Cirio. Che è un artista, fotografo, attivista dei diritti digitali, e che eh, ha dato spunto a questo, questo incontro con una sua opera o installazione o attività. O poi ci spiegherà lui cos'è: in tema di appunto riconoscimento facciale e di acquisizione di massa di, eh, di fotografie e ha fatto questa, questa operazione che, che ha suscitato un grande clamore in Francia eh, che ha messo alla berlina il problema del fatto che eh, non è vero che nessuno di noi ha niente da nascondere perché ha uh, ripreso e tramite software di riconoscimento facciale ha riconosciuto uh, numerose agenti della pubblica sicurezza e ha anche fatto un'installazione proprio uh, di fotografie che eh, espongono queste, queste persone, eh, facendo vedere dall'altra parte della telecamera in cui eh, i, sono, i riprendenti diventano ripresi, che eh, ci sono delle situazioni in cui essere ripresi ehm, ed essere esposti a, questo, a sistemi di sorveglianza in cui i nostri fatti vengono raccolti è un, un problema soprattutto quando non si tratta semplicemente di una raccolta ma di un sistema che eh, prende decisioni, indaga, eh, si fa un po' i fatti nostri. L'altro ospite eh, che è un copernicano della prima ora, Fabio Pietrosanti, detto Knife, che anche lui è un artista. Anche ah. se sotto diverse spoglie, è un attivista sicuramente anche lui dei diritti digitali, presidente di Hermes Center, che è, eh, a parte che è un mio cliente, è, è un personale amico, ma eh, con cui recentemente abbiamo eh, fatto una bella azione. Eh, per, per, chi, per, per chi è interessato, eh, di. Compliance dei diritti uh, del software su un'applicazione che è molto importante uh, per la legalità, che è GlobalX. È un'applicazione web per il cosiddetto whistleblowing, ovvero la possibilità per gli appartenenti a un'organizzazione di uh, segnalare senza temere ritorsioni da parte dei segnalati e segnalare eventuali illegalità all'interno della propria eh, organizzazione. Ecco. Questa sera, come abbiamo anticipato, parliamo appunto di eh, riconoscimento facciale, eh, intelligenza artificiale applicata alla sorveglianza di massa e ai rischi e alle, alla necessità di prevenire la ehm, e di uh, agire per prevenire questa appunto sorveglianza di massa. Um, presento anche me stesso, io sono Carlo Piana, sono un avvocato e anch'io sono un attivista per i diritti digitali, anche se muovo da altre premesse: software libero, ho uh, detto anche open source, uh, antitrust. E mh, poi mi occupo anche chiaramente professionalmente perché tutti dobbiamo campare di privacy e che quindi uh, sono elementi, sono uh, argomenti che sono secondo me uh, affini e interessanti. Comunque sono uh, decisamente interessato a tutti gli elementi dell'intelligenza artificiale, soprattutto quando uh, è una macchina, degli algoritmi, persone che non sono confrontabili, con cui non ci si può confrontare, a prendere decisioni sulla nostra vita e uh, che impattano sui nostri diritti. Adesso, eh, poi nel corso della serata faremo alcuni esempi in cui eh, questa bellissima cosa tecnologica in realtà va a, va, non va a buon fine, anzi va a cattivo fine e in cui insomma eh, non si sa con chi prendersela. Eh, passo subito la parola a, a Paolo che eh, introdurrà eh, meglio quanto abbia fatto io in questa breve esposizione iniziale. Come è nata la sua opera, perché è nata la sua opera e cosa gli è successo? Perché questo ha fatto decisamente molto rumore nel territorio transalpino e ha, insomma ha suscitato uh, scuotimenti ben in alto nella gerarchia politica e amministrativa della, dei nostri cugini d'Oltralpe, uh, Paolo. Se vuoi dare tu due parole, grazie, grazie per l'invito, grazie per l'introduzione. Um, sono Paolo Cirio, uh, sono diciamo ufficialmente artista, però mi occupo di uh, diritti della privacy uh, da diversi anni. Eh, al punto quale che oh, quasi parlo di uh, regulatory art, uh, a un certo punto uno dei miei primissimi progetti sul riconoscimento facciale è di dieci anni fa, eh, riguardava mh, Facebook e anche quello ha generato molto clamore. All'epoca il riconoscimento facciale era una cosa eh, molto difficile da utilizzare, eh, anche in termini <coughs> tecnici, e eh, nessuno veramente conosceva cosa avrebbe portato um, quello è anche stato un progetto che ha portato molto, molto clamore e dieci anni dopo mi ritrovo qui a realizzare un nuovo progetto sul riconoscimento facciale quando, quando ormai è, molto, è diventato molto facile usarlo è molto diffuso e, e tuttavia posso ancora creare clamore posso anche parlare finalmente di un della possibilità di regolamentare il riconoscimento facciale o addirittura proibirlo completamente, che è la mia proposta. Uh, spiegando come, come, come questo progetto, in particolare, è iniziato, sono stato invitato in questa università francese uh, vicino a Lille, uh, si chiama Frenoir, la cittadina. Come, come professore per alcuni studenti per un master in università pubblica e nel, nel, diciamo, nel, nell'invito c'era anche la possibilità di creare un nuovo progetto uh, finanziato dall'università dall francese um, e, e per cui diciamo, non, mi dato, non mi hanno dato molto tempo per pensare a una nuova idea, e, um, ho fatto un po' di ricerca e ho scoperto che in Francia um, in Francia c'era già l'utilizzo del, 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 del riconoscimento facciale, in più c'era addirittura un progetto per utilizzare uh, riconoscimento facciale su tutti i cittadini francesi con uh, praticamente una carta di identità digitale che Macron uh, suggeriva. Per cui c'era già questo, questo progetto. Questo mi ha stupito molto perché conoscendo uh, un minimo le regolamentazioni di privacy uh, in Europa, ma anche in generale uh, nel mondo, mi faceva molto molto strano che in Francia questo possa, uh, possa su poteva succedere perché era già in atto. E in più c'era addirittura questo progetto folle eh, di eh, praticamente prendere i dati biometrici di tutti i cittadini francesi. Per cui ho continuato a cercare, chiaramente cercare perché in Europa, in Francia, il riconoscimento facciale non era um, proibito o non era regolamentato e ho scoperto che l'Unione Europea la Commissione Europea era molto non tanto lenta perché in realtà i dibattiti stavano avvenendo uh, anzi mo molto più velocemente che in altri paesi nel mondo uh, però c'era qualcosa che bloccava la possibilità uh, di veramente regolamentare uh, questo infatti c'era una proposta già in atto per uh, proibire per cinque anni L'uso del riconoscimento facciale in tutta Europa. Questa era una proposta che doveva passare um, all'inizio di quest'anno, e, e a quanto pare non è riuscita a passare, uh, proprio perché uh, la polizia e i ministri degli interni di vari paesi membri dell'Europa um, ritengono ritenevano che invece. L'utilizzo del riconoscimento facciale possa, um, possa migliorare la sicurezza nazionale fondamentalmente. E questo poi è diventato evidente quando cercavo. Ho notato che anche in Germania lo stesso ministro dell'interno um, ha cominciato un programma per uh, inserire. Uh, telecamere e un sistema di riconoscimento facciale in tutte le stazioni della Germania, le principali stazioni della Germania. Questo mi ha stupito ancora di più, però diventava molto chiaro che la forza di lobby per mantenere possibile l'utilizzo del, del riconoscimento facciale in Europa veniva proprio dalla polizia e magari molti non si stupiranno, però è interessante che veniva proprio dal ministro dell'interno, dunque il ministro dell'interno può andare al Parlamento, può fare comunque l'opia e influenza del Parlamento europeo e bloccare questi tipi di regolamentazioni, um, e questo è abbastanza chiave. In ogni caso ho continuato a cercare, a ricercare, e, um, nel nostro tempo in Francia, um, al, un anno fa, uh, Comunque c'erano ancora molte manifestazioni dei giubbetti gialli, se possiamo tradurre, e per cui c'era molta violenza della polizia e eh, i diciamo, cittadini francesi sentivano molto questo conflitto. E, e si notava anche che i poliziotti negli anni francesi, ma non solo francesi, ehm, si coprono sempre di più il viso, ehm, al punto quale che, che ormai nelle manifestazioni i poliziotti vengono... Uh, vanno a, a volto coperto. E questo chiaramente dimostra come ci sia una, completamente una, uno sbilanciamento di, di potere, o comunque sia di uh, trasparenza in un certo senso, per cui i cittadini possono essere sorvegliati, riconosciuti uh, in modo massivo. Mentre i poliziotti quando scendono in piazza eh, si coprono completamente il viso, non si fanno riconoscere. Um, e questo, bene o male, è diventato diciamo, il fulcro di questo progetto in cui è stato, che è stato pubblicato um, in realtà solo due o tre settimane fa, molto recentemente, che si chiama Capture, uh, capture come um, capture della, della, della macchina fotografica, ma anche capture di come i poliziotti utilizzano uh, facial recognition per uh, appunto uh, prendere qualcuno, in un certo senso. E, um, il, il progetto consiste diciamo in due fasi, una è la proposta. Um, di, una, diciamo di una, una proibizione del riconoscimento facciale a livello legale, per cui ho continuato a ricercare e ho creato delle partnership con altre organizzazioni, eh, tipo La Quadrature du Net, che in Francia è molto forte, e, e altri avvocati vari. Um, che mi hanno aiutato a scrivere questa petizione, per cui il progetto è anche una petizione dove ci sono quasi ormai 20.000 firme eh, per bloccare eh, l'utilizzo del riconoscimento facciale in Europa. E poi, per, uh, diciamo, promuovere questa campagna, um, ho utilizzato questa provocazione artistica uh, molto diretta, uh, e per cui ho, ho raccolto um, mille fotografie. Pubbliche fotografie di manifestazioni fondamentalmente in Francia negli ultimi 4-5 anni. Uh, questo semplicemente cercando su Google uh, parole chiave tipo manifestazione, Parigi, uh, giubbetti gialli, oppure sciopero generale in Francia, Parigi, e, e poi anche raccogliendo fotografie direttamente da fotografi che vanno alle manifestazioni, per cui giornalisti ma anche persone comuni. Uh, bisogna, capire, bisogna comunque far capire che questi erano eventi pubblici nel senso comunque prendere le fotografie in un evento pubblico non è un'invasione di un privacy diretta anzi semplicemente chiamato giornalismo fotografico se si vuole o anche street photography, un ambito un po' più artistico poi ho utilizzato queste foto ho, mh, questo, grande, questo grande archivio di mille foto l'ho processato con il ricon riconoscimento facciale e questo ha prodotto 4.000 uh, fotografie, facce, uh, di uh, poliziotti. Um, chiaramente ho dovuto fare un lavoro manuale togliendo uh, le fotografie dove c'erano delle persone che protestavano, cittadini. E, e il database di queste 4.000 fotografie l'ho caricato su un sito terrorizzato che si chiamava Capture Police, ossia capturepolice.com, ossia... diciamo. Prendere i poliziotti o riconoscere i poliziotti e in questo sito ognuno poteva scrivere il nome, identificare un poliziotto. Questa è stata una provocazione um, esplosiva uh, per la polizia francese, prima di tutto. Uh, che ha reagito quasi immediatamente partendo dai sindacati. Uh, I sindacati della polizia francese sono molto forti, uh, molto potenti. E successivamente la notizia deve essere arrivata direttamente al ministro dell'interno del, della Francia, Darminin, um, che ha subito reagito nell'arco addirittura di sei ore dal lancio del progetto. Um, facendo un tweet in cui mi accusava me personalmente come artista uh, di, di mettere a rischio la vita addirittura di, dei poliziotti francesi e, e mi, assolutamente, mi minacciava legalmente di, uh, di prendere azioni contro di me se non fermavo questo sito e poi anche minacce direttamente a questa università francese. Uh, chiedendo che la mia opera, che il mio progetto non venisse presentato. Uh, questo purtroppo è successo, l'Università francese non ha avuto il coraggio di confrontare questo, questa minaccia e ha veramente rimosso l'installazione artistica uh, dalla, dalla mostra. Um, Uh, assurdo, um, però, per una, quasi una combinazione, il ministro interno francese era della città dell'università ehm, ed era anche, era anche un vicepresidente di questa università. Per cui la connessione era molto vicina, ha dovuto assolutamente reagire, ha assolutamente dovuto vietare. L'università non ha avuto scelta perché, essendo un'università pubblica, Um, rischiava di perdere fondi se si metteva contro il nuovo governo di Macron, e, ma senza in realtà veramente capire che quello che stavo facendo era una pura provocazione, prima di tutto, e, e anche se nel comunicato stampa ripetevo che quello che facevo era una provocazione anche per proteggere la polizia, semplicemente dicendo che Um, il riconoscimento facciale è talmente pericoloso che può mettere in pericolo anche i poliziotti stessi che ne vorrebbero farne uso. Questo, questa, questa informazione non è passata, si sono semplicemente spaventati a tal punto che non ho voluto assolutamente sentire nessun tipo di giustificazione o riguardo a questa questione. Uh, qua è importante anche uh, definire un, quello, quello che ho realmente realizzato con questo. Con questo progetto, anche perché secondo me spiega un attimo come il riconoscimento facciale funziona, dopo tutto, perché in questo caso, per esempio, io non ho raccolto i dati biometrici, ho usato degli algoritmi solo per identificare i visi. E, e non ho raccolto i dati biometrici, però ho creato uh, la possibilità di avere un database dove venivano correlate uh, le, le fotografie, le immagini di questi visi a dei dati personali, anche solo nome e cognome. Um, però questi dati non venivano raccolti, non venivano realmente verificati. Per cui fondamentalmente la mia provocazione è come se fosse stata ritagliare fotografie da un giornale. In modo automatico, cioè fotografie di poliziotti, poi fare un collage su un muro. E questa è stata l'installazione che hanno censurato in questa università perché l'installazione artistica era composta solo di fotografie di visi di poliziotti, senza nessun nome, nessuna data, nessuna correlazione. Però la paura che questo potesse succedere um, già ha fatto in modo che venisse censurato uh, completamente. Ecco Paolo, grazie per questa prima introduzione al tuo lavoro, è molto interessante e soprattutto molto interessante eh, il fatto che eh, cioè abbiamo una rappresentazione plastica dal punto di vista dei poliziotti, appunto, di come i dati che sono comunque pubblici sono pericolosi, perché eh, le parole non, che hanno usato non sono sbagliate, cioè, posso mettere a rischio ehm, l'incolumità di queste persone, ma questo vale... Non solo per i poliziotti, cioè noi per noi è facile immedesimarsi probabilmente nei poliziotti se non abbiamo avuto esperienze uh, particolari da, da, da prima linea uh, nella nostra gioventù. È, è abbastanza facile rispecchiarci nelle forze dell'ordine, ma siamo tutti nella stessa, uh, nella stessa barca, siamo tutti nella stessa situazione di dover ehm, temere che questo strumento potente possa essere utilizzato male e il problema non è soltanto quando il riconoscimento facciale ad esempio non funziona e ci scambia abbiamo dei falsi positivi eh, un sacco di esempi di eh, installazioni in cui le persone vengono riprese riconosciute faccialmente fermate per una futura identificazione e nella maggior parte dei casi rilasciate c'è cioè una privazione anche temporanea della propria libertà in alcuni casi ne parlavamo uh, nella preparazione di questo appuntamento con, con Fabio, ci sono delle situazioni ben più pericolose in cui dei falsi positivi hanno causato uh, la morte uh, di una persona, beh, una serie di circostanze sfortunate, ma in genere, uh, come si dice... Uh, il fatto che esista un potere così grande, una raccolta così grande di dati, una capacità di elaborazione così grande di dati, comporta un potere. E, eh, come dice un famoso adagio, uh, power corrupts, absolute power corrupts absolutely. Il potere eh, corrompe, il potere assoluto corrompe assolutamente. Quindi, il fatto di dare questo tipo di, uh, di potere alle forze dell'ordine, Eccetera, crea una situazione di potenziale pericolo che deve essere eh, prevenuta se non sappiamo come, eh, come affrontarla e deve essere anche eh, fronteggiata, bilanciata da dei controlli che siano indipendenti. Ecco, eh, questo mi dà lo spunto per sentire un attimo eh, Fabio se ha dei commenti su quello che abbiamo sentito finora e eh, ci porta alla sua... La sua visione da, 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 da cultore dei diritti e del, delle libertà individuali uh, del, dello spazio informatico. Allora, grazie Carlo, eh, grazie Paolo. Eh, allora, io come contributo eh, credo di voler dare qualche elemento che alle volte non è chiaro e che mi trovo spesso e volentieri a ripetere e ricostruire più volte. Quando parliamo di riconoscimento: Facciale e di identificazione stiamo parlando di un dato biometrico né più né meno che il nostro DNA né più né meno che l'impronta della nostra iri o dell'impronta nost del nostro dito quindi stiamo parlando di un dato che in sé è molto sensibile oggi però vittime dei social network vittime degli smartphone moderni troviamo questa caratteristica molto conveniente molto eh, una funzionalità molto interessante allora Uh, alle volte nel porsi ai vari estremi bisogna dire qual è l'uso che può essere positivo e qual è l'uso che può essere negativo. È ovvio che se devo riorganizzare il mio book fotografico e la mia applicazione desktop di organizzazione delle foto, riconosce le foto, mi propone di clusterizzarle per metterci meno tempo a organizzarmele, vabbè, è una funzionalità di machine learning di computer vision che viene applicata da me e me nella gestione del mio archivio. È completamente diverso, e qui secondo me eh, volevo riportare a un esempio di quella che è stata una ricerca fatta da Riccardo Coluccini il nostro centro Hermes, eh, con delle richieste Foglie e poi un'inchiesta giornalistica. Eh, prendendo l'esempio di cosa abbiamo in Italia, in Italia esiste il sistema Sari, sistema di automatico di riconoscimento immagino, nome di grande fantasia. Eh, questo sistema Sari. In dotazione al Ministero dell'Interno ehm, esiste in due versioni. Una versione che potremmo quasi considerare legittima, ma discutiamo della base legale di che cosa c'è dentro, cioè quello che serve, dato un sospetto e data una base dati di persone con precedenti e anche nella collaborazione internazionale nell'ambito del terrorismo, è dire questa faccia di cui ho una base legale per chiedere se effettivamente esiste nell'archivio. Esiste nell'archivio e in quel caso ho un processamento che è abbastanza ben codificato in un iter investigativo e di cui ve ne è un auditing. Quindi ho magari un, una persona sospetta di cui ho già fatto un fermo, ho un database di persone che hanno già seguito un iter di giustizia e possiamo discutere qual è il giusto livello di compromesso tra sicurezza e libertà e ne vado a fare una verifica. E, e questo prodotto. Comprato dal Ministero dell'Interno, di cui ci sono tutti i documenti online perché il capitolato tecnico è stato poi pubblicato grazie alle richieste FOIA fatte da Coluccini, eh, e si chiama Sari Enterprise. Vabbè, uno dice: Va bene, è una funzionalità in dotazione alle forze di polizia, ma Sari è stato fatto anche in una versione real time, cioè. Quello che noi a cui in realtà facciamo maggiormente riferimento quando parliamo di questi temi, cioè una edizione del sistema che è in grado di ricevere dei flussi video in tempo reale e scandagliare il database frame per frame da tutti i singoli flussi video. Sono due cose completamente diverse. In un caso ho due basi dati biometriche di cui magari sono stato legittimato alla, alla sua acquisizione, conservazione e successiva comparazione. Nel caso in cui invece ho un sistema di videocamere che sorveglia un'area, una strada, una piazza, una stazione, un luogo chiuso, chi che sia, e lo vado, vado a comparare i singoli frame, le singole immagini catturate dalle telecamere con un database. È come se stessi facendo il prelievo del sangue, l'analisi del DNA a tutte le persone che passano senza neanche chiederglielo. Quindi è qui su cui, eh, questo, questo tipo di fatti specie su cui in particolar modo bisogna soffermarsi è la fattispetiva e l'utilizzo delle tecnologie di riconoscimento facciale e di identificazione biometrica facciale. E queste sono, diciamo, le tecnologie che eh, sono maggiormente invasive da cui ci dobbiamo tutelare e su cui ci sono le tantissime iniziative sia, diciamo, di tutela dal lato attivistico, secondo me un paio interessanti che devono essere anche eh, note degli anni precedenti, eh, non tutti sanno che in Italia eh, dal 2009 eh, un bravo hacker eh, veneto, Epto, ha avviato un progetto che si chiama eh, An Anopticon.org. Anopticon che ovviamente si rifà al Panopticon e fa la mappatura delle telecamere di Venezia per consentire eventualmente di sviare i percorsi in cui ci sono le telecamere. O oh, ehm, nel 2016 è stato presentato un progetto eh, molto interessante, si chiama Computer Vision Dazzle, eh, che presenta tecniche di make-up, tecniche di trucco, sia di, diciamo, di taglio di capelli che di trucco, pensate per riuscire a ingannare gli algoritmi di eh, riconoscimento facciale. Quindi c'è un, cioè un, un bel movimento, diciamo, di cui l'iniziativa di Paolo è una forte però perché è provocatoria e quindi riesce a stimolare il dibattito nel contrastare e nel tutelarci da questo tipo di diciamo di, di problematiche. Non ultimo, se posso aggiungere, quella che è un'esperienza abbastanza recente, perché ha visto anche un intervento del garante proprio quest'anno, quello che è successo al Comune di Como. Eh, cosa che è arrivata fino in Parlamento e intervento da parte del garante, il Comune di Como Uh, si è presentata l'azienda A2A Smart City, che fa le soluzioni di Smart City, in partnership con Huawei, ha detto, potremmo riutilizzare i pali della luce, perché questo fa parte delle soluzioni di Smart City, per uh, introdurre un sistema anche di sicurezza e di sorveglianza. Uno potrebbe essere d'accordo o non d'accordo, sta di fatto che gli, hanno, gli è stato proposto, è stato accettato assolutamente di buon grado uh, l'adozione di un sistema di telecamere con riconoscimento facciale di Huawei. Questo è stato scoperto da un'inchiesta fatta da Laura Carrer, Riccardo Curcini e Filippo Di Salvo, eh, che quando ha avuto un outcome mediato, e tra l'altro ha utilizzato lo strumento del FOIA, eh, eh, è doveroso dire che è stato un, uno dei casi in cui lo strumento del FOIA, accesso civico generalizzato, ha funzionato particolarmente bene perché, diciamo, i giornalisti attivisti sono riusciti ad avere anche copia delle email scambiate tra l'amministrazione comunale e i tecnici Huawei a due smart city, ma in buona sostanza uh, hanno attivato un sistema di riconoscimento facciale uh, pervasivo all'interno della città senza avere alcuna base legale e senza avere alcun tipo di base legale. E il risultato del provvedimento è il garante gli ha detto spegnete questo sistema. Quindi ci troviamo anche in una situazione in cui quelle che sono delle iniziative che potrebbero essere interessanti, per esempio le smart city, coniugate magari ad esigenze di sicurezza, siccome c'è una feature del prodotto, da quello che può essere una esigenza particolare magari di videosorveglianza di una strada sensibile, che potrebbe essere legittima, ma con una data retention decisamente stretta, insomma, la proporzionalità... Caso tutto, siccome il prodotto ha una feature che figata questa face recognition, aspetta, agganciamola a un paio di database, a quel punto si crea un vero e proprio panoptico. Eh, io ricordo ulteriormente quello che è l'effetto, il chilling effect, cioè, eh, dell'avere sistemi di sorveglianza pervasivi, è uno degli effetti veri di limitazione delle nostre libertà individuali. Nel momento in cui c'è un sistema di uh, videosorveglianza abbastanza pervasiva, per di più, con la notorietà che è interconnesso a sistemi intelligenti, è ovvio che io limiterò le mie azioni, quindi starò limitando quello che devo fare. Come voglio esprimermi? è quello che voglio dire, è una forma diretta di limitazione delle nostre libertà civili. Però il caso di Como, secondo me, è veramente importante perché nell'autonomia dell'amministrazione locale si insidiano tanti casi d'uso di tecnologie di questo tipo che fino a qualche anno fa, diciamo un cinque anni fa, il riconoscimento facciale tempo reale ad alta risoluzione era comunque una cosa un po' sofisticata di noi. Oggi dei prodotti di categoria prosumer, cioè oggetti da 60-100 euro, eh, hanno questo tipo di caratteristiche, per cui la loro diffusione, la loro proliferazione, se vogliamo riferirci a questi come dei, de, delle cose che devono essere regolamentate, eh, ormai è a macchia di lopardo, eh, cioè, ma, anzi è a macchia d'olio, e eh, ne consente un'esigenza di regolamentazione. E in questo uh, dice bene Paolo uh, al fatto che, uh, se uh, c'è stato in passato un orientamento comunitario per guardare a una moratoria del riconoscimento facciale, abbiamo poi visto invece iniziative come il PRUM, il Database Biometrico Europeo, che ha detto: ma magari tra gli Stati membri potremmo iniziare a condividere meglio anche, eh, anche i volti. Per cui ci troviamo. È ovvio siamo in democrazia, quindi possiamo trovarci tutto il mondo più vicino alle esigenze investigative dell'Europol, che si contrappone alle visioni più progressiste di quelle della comunità, eh, della, comunità della Commissione europea. Eh, da questo punto di vista eh, i, i garanti fanno quello che possono. Mh, è fondamentale fare informazione, è fondamentale fare azione di divulgazione di attivismo per raggiungere quell'obiettivo, cioè l'obiettivo della moratoria di questo, di, di questo tipo di soluzioni. Io ricordo, parlando dell'ordinamento nazionale, e qui faccio il giurista della domenica pomeriggio perché avvocato non sono giurista neanche meno, ehm, che in Italia installare una telecamera al pubblico o installare anche una telecamera all'interno dei locali di lavoro è fortemente regolamentato. Cioè, il, devo, se devo mantenere la data retention dei dati delle telecamere di sorveglianza esterne, deve essere comunicata alla questura e eh, deve essere assolutamente limitata nel tempo. Si parla, mi pare, qui potrei dire casionarie, 24-48 ore normalmente, si può arrivare fino a 30 ore con comunicazione alla costura. Quindi siamo in un contesto che è già molto tutelante, parlo dell'Italia in questo caso, dal punto di vista dell'uso, prevenzione e abuso della videosorveglianza. Poi, però, vediamo cose del genere come il sistema Sari Real Time, vediamo cose come eh, quello che è capitato al comune di Como. E quindi ci troviamo un quadro normativo che in teoria è abbastanza consolidato, ma c'è una consapevolezza che è veramente bassa. Iniziative come anche questa, diciamo, questa serata, servono anche a far capire che stiamo parlando di qualcosa di estremamente invasivo e che non va preso normalmente sotto gamba. Ecco, aspettando che, poi, anzi sollecitando domande da, da parte del pubblico, io vedo soltanto la chat di, di Zoom e non vedo le domande che sono state, ehm, sono state fatte su Slido o che vengono raccolte dagli altri, dagli altri canali. Eh, faccio io un attimo la, la parte dell'avvocato del diavolo cosa che mh, forse mi viene particolarmente bene ecco diciamo eh, ma eh, se eh, si tratta di, eh, di creare sicurezza eh, prevenire il terrorismo eh, prevenire la criminalità dissu fare dissuasione rispetto a comportamenti illegali eh, cos'è che dobbiamo temere noi cittadini che non, non abbiamo nulla poi da nascondere, che non dobbiamo temere dal fatto che la nostra faccia venga no, cioè, verrà, qualcuno la guarderà dice questo qui non sta facendo niente di male e, e tutto sarà, tutto passerà no? qual, è, qual è il problema? Perché ci stiamo facendo tutte queste eh, masturbazioni mentali su oh, oddio cosa succede eh, se il governo tiene la nostra faccia e, e cerca di riconoscere dove stiamo, cosa stiamo facendo, cosa vogliamo fare, qual è il problema. Ma se posso dire qualcosa, aggiungere, vorrei. Sicuramente, la risposta a quella domanda, è che utilizzare una tecnologia così um, pericolosa dovrebbe essere l'ultima risorsa possibile. Uh, nel caso di un'indagine, per esempio per la sicurezza, basterebbe anche solo utilizzare più i testimoni. Un um, caso specifico, per esempio, se proprio non c'è nessun tipo di altra soluzione, forse sì usare facial recognition, ma è diverso utilizzarlo in un caso di terrorismo quando non ci sono testimoni, quando è impossibile trovare qualsiasi indizio rispetto ad avere il facial recognition sempre attivo su delle telecamere giorno e notte, quando anche non succede niente, e poi utilizzarlo su un database uh, che adesso stiamo parlando, quelli delle fotosegnaletiche, però um, un giorno potrebbe anche essere un altro database. Per me la, per me la questione è ancora più radicale, perché sì, la, è la polizia però come si diceva, questa tecnologia è sempre più disponibile, per cui um, chi potrebbe vietare qualcun altro a fare quello che ho fatto io? Um, non solo sui poliziotti, ma che so su tutte le donne di una città e poi costruirmi una mia piccola app sul mio cellulare, andare in giro per la città e riconoscerle. Questa è una cosa che probabilmente già sta succedendo e succederà molto più. Perché è così facile uh, costruire la, um, la propria app di riconoscimento facciale, ed è anche facile uh, collezionare dati pubblici perché sono già su internet. Questo è già successo con il caso di ClearView in America: questo database enorme, um, semplicemente prendendo immagini da internet, prendendo immagini dai social network, eh, facendo la profilazione di milioni di persone, senza neanche muoversi da casa. Sì, non è in real time. Una volta che ci sono questi dati biometrici um, e questi dati biometrici diventano um, disponibili, perché magari vengono venduti o magari ci sarà un leaks, io ho il terrore del primo leaks di dati biometrici, perché finora abbiamo visto leaks di dati personali sensibili che erano email, password, indirizzi. Di case, però i leaks di dati biometrici sono ancora più spaventosi, perché poi chiunque può usare questi dati biometrici contro chiunque, per cui non è soltanto la polizia. Ma qua stiamo quasi parlando di guerra civile, in un certo senso. La guerra civile può anche essere contro la polizia, infatti. Questo bellissimo esempio in Bielorussia. Proprio questo mese eh, gli attivisti usano hanno fatto la stessa cosa che faccio io, eh, ma in modo molto effettivo l'hanno utilizzato contro la polizia per riconoscere le forze speciali e, e ha funzionato. Le forze speciali riconosciute, si sono licenziate, hanno lasciato il governo, hanno lasciato la dittatura. Eh, però, questo è un caso estremo, di nuovo e, ed è un caso di lotta armata. Cioè, L'intelligenza artificiale è una. È, Un'arma, è un'arma pericolosissima, e se, se gli attivisti lo incominciano a usare contro la polizia, la polizia usera, lo userà ancora di più contro i, i cittadini. Per cui. Per me non deve assolutamente esistere, non deve neanche esistere nei nostri iPhone, non deve esistere nei nostri software, perché se permettiamo che questo succeda, questi dati biometrici di tutti verranno ancora più, saranno ancora più disponibili e saranno ancora più correlati alla nostra vita. Perché poi c'è anche quello, la correlazione, non conta avere un dato biometrico e poi correlarlo al nostro profilo Facebook eh, lo rende ancora più pericoloso. Per cui sì, il problema, come si diceva, è la, sono questi dati biometrici. Che non sono um, regolamentati abbastanza, e, e sono assolutamente da, da fermare e da vietare il uh, loro tinesi. In realtà non è che non sono uh, regolamentati di per sé. Il loro uso da parte dei, uh, uh, dei governi dovrebbe essere soggetto a una serie di uh, passaggi, tra i quale la, la, la valutazione di impatto comunque ci dovrebbero essere un eh, passaggio anche di una fonte normativa per, uh, per uh, giustificare il, il trattamento, perché sono cose piuttosto invasive e servono una base normativa. Il problema è che eh, queste ci sono, nel senso che c'è una volontà politica, una disponibilità e un'acquiescenza politica da parte dell'opinione pubblica ad accettare queste come forme di eh, maggiore sicurezza, con la paura, quindi con la sicurezza e eh, con l'altra grande, eh, con l'altra grande, eh, l'altro grande cavallo di Troia dell'introduzione di qualsiasi tipo di forma di sorveglianza o di abolizione di uno spazio di privacy, di riservatezza, di anonimato, di cifratura delle comunicazioni, uh, è la pedopornografia. Quindi, con queste sono delle cose assolutamente fondamentali, assolutamente importanti, ma che vengono usate come scuse per eh, fare il, il passaggio della, della rana bollita. Quindi alzare la temperatura, ci abituiamo e eh, quindi siamo pronti per accettare un altro livello di eh, compromissione dei nostri diritti. È questo che è il problema. Le norme ci sono, ma ci sono altre norme che vengono introdotte, che vengono giustificate e accettate socialmente quindi non c'è una coscienza, un'opposizione a questo tipo di norme e quindi sempre più intercettazione. D'altronde, come dicevo prima, ci sono dei magistrati che vanno in giro a dire che chi viene. Um, chi viene eh, assolto soltanto perché non è stato peccato, per cui tutti, chiunque va a processo è, è già di per sé, di per sé eh, colpevole e gli avvocati eh, nel processo sono soltanto delle, delle grandi rotture di balle, e eh, che se non ci fossero sarebbe meglio. Ecco, eh, è tutta una serie di atteggiamenti, di, di modi di pensare che si stanno insinuando in una. In una parte della popolazione, non necessariamente in quella meno istruita o meno sofisticata, attenzione. Uh, Fabio, tu avevi delle cose da aggiungere su in, in tema di rischi, nulla da temere eh, e casi di... Cioè, Fabio, volevo dire. Ma eh, rischi e nulla da tenere. come dire, solo questa è la solita narrativa dei manettisti contro la crittografia che viviamo da 20 e pass'anni, anzi facciamo pure da 30 e pass'anni quando giocavo al Nintendo 8-bit. Eh, oggi noi dobbiamo avere una tutela dei diritti fondamentali di base e ogni singola apertura deve essere Vigilata e fortemente regolamentata. Sottolineavi assolutamente bene um, la mancanza di una consapevolezza, perché diciamocelo Facebook ha mandato tutto all'aria, perché a un certo punto la convenienza eh, ha superato diciamo, ogni forma di attenzione e in generale. E questa assenza di consapevolezza porta ad adozioni pervasive. Io sono abituato a raccontare le storie dell'orrore perché eh, diciamo, all'interno di quello che è un ampio tema della comunità degli attivisti sui temi dei diritti digitali vedi più cose brutte che cose belle dal punto di vista delle soluzioni e mi piaceva ricordare sempre parlando del trattamento del dato biometrico del nostro vero nostro volto quella che è stata l'esperienza anche Anch'essa tirata fuori come dinamica di attivismo, eh, come scoperta che è stata fatta da Rimas Gaie con Giovanni Vellerano e tirata fuori da Raffaele Angius su Wired: di ehm, re, re, grandi stazioni che ha diffuso quei bellissimi totem pubblicitari in tutte le stazioni d'Italia. Peccato che hanno una piccola telecamera sopra e quella piccola telecamera sopra. Registrava chi guardava la pubblicità sul totem pubblicitario e tramite processamento biometrico real time senza alcun tipo di informativa riconosceva età, sesso, se eri soddisfatto, non soddisfatto, se ridevi, se eri appagato, quindi l'aspetto emozionale. E questa informazione finiva come input per contare quante persone, quali persone, quale categoria demografica e che tipo di impatto avesse avuto quella pubblicità. Questa è stata una diffusione su scala nazionale, nessuno se ne è in alcun modo interessato, fin tanto che non è stata poi scoperta e eh, a questo punto la risoluzione non è stata certamente ancora delle migliori, c'è cioè molto da fare, ovvero introdurre un bellissimo bollino di informativa della privacy che a distanza di un metro e mezzo non puoi neanche <ride> lontanamente leggere. Però questo è per dare la misura di come le norme ci siano, ma addirittura grandi realtà se ne infischiano. Oggi con il GDPR in piedi e i DPO che un minimo, quantomeno le loro responsabilità personali e professionali ci guardano, si è creata una piccola forma di deterrenza. Eh, però scandali di questo genere capitano di ogni dove. Eh, ricordo anche quando parlavo prima del sistema eh, SARI, del sistema automatico di riconoscimento e immagine del Ministero dell'Interno. Dove ci fu nella precedente legislatura un intervento uh, di Stefano Guintarelli, che è un altro dei gani, uh, e che dopo che il garante ha aperto l'istruttoria, nota bene il garante privacy verso il ministero dell'interno, l'istruttoria è rimasta lì. cioè ci sono alcuni tipi di interventi da parte delle autorità dipendenti, che non è che vanno sempre a buon fine, perché lì si entra all'interno di giochi di potere istituzionale e se non c'è. La pressione mediatica, il punzecchiamento della consapevolezza, quello che è il risultato dell'azione fatta da Paolo, eh, non si muovono queste pratiche perché non è sufficiente la denuncia di un cittadino. Quello può essere un simpatico esposto, ma dopo c'è un un'autorità indipendente che deve portarla a termine. E eh, l'autorità indipendente, in questo caso, per quanto possa essere fatta di persone assolutamente preparate, è di nomina politica, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ci troviamo in un contesto in cui tutti quanti devono fare eh, la loro parte, punzecchiare continuamente istituzioni e aziende. Eh, L'obiettivo della moratoria è certamente un grande obiettivo eh, per, diciamo, come battaglia ai diritti digitali. Qualunque forma di avanzamento e di regolamentazione supplementare che riusciamo a ottenere è un grande risultato e tutti dobbiamo farci attenzione. Siamo nel tema del riconoscimento facciale ma vi voglio far notare piccole cose che spesso non vengono notate. Per qualunque fumatore di tabacco, eh, quante volte può essere capitato di vedere la possibilità di depositare la propria impronta digitale presso il distributore automatico in modo da non dover inserire la tessera del codice fiscale? Quello è un deposito di trattamento di un dato biometrico. Quanti di questi dispositivi fanno questa operatività nel rispetto della normativa? Praticamente nessuno. Eh, quindi bisogna fare grande attenzione, uno per uno, martellare, rendere evidente quando c'è una problematica, eh, operare sotto il piano legale, sotto il piano della visibilità mediatica, della creatività attivistica e una cosa alla volta alla fine renderemo il mondo un po' più consapevole di questi due problemi ok eh, non vorrei lasciare l'impressione che eh, vogliamo monopolizzare il dibattito è solo che io in questo momento non vedo eh, nessun tipo di domanda perché ho soltanto ripeto, un canale solo e invito i partecipanti quantomeno su zoom che sono quelli che riusciamo a vedere in questo momento a, a dare il loro a dare la loro voce e se hanno delle delle domande o dei commenti da fare eh, assolutamente non, eh, non si sentono, non si sentono eh, imbarazzati. E, volevo dire che questo utilizzo eh, molto mirato, molto pervasivo dei dati personali eh, è un pericolo, ma non soltanto per la nostra vita individuale, che già dovrebbe. Dovrebbe essere abbastanza importante, dovrebbe essere abbastanza eh, fonte di attenzione eh, perché se un domani magari eh, siamo confusi con un con nostro sosia, con qualcuno che è stato visto in compagnia di terroristi, finiamo su una no-fly zone e, e magari ci troviamo ad andare negli Stati Uniti e, e veniamo arrestati, e, oppure anche senza, se riusciamo ad arrivarci e non riusciamo a tornare perché finiamo in una no-fly list che, eh, che ci impedisce di. di questo tipo di, contro questo tipo di decisioni non abbiamo nessun, uh, nessun modo di, 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 di appellarci, o se abbiamo modo di appellarci è costoso, lungo e difficile. Tutto questo mh, non perché un funzionario, che per carità tutte le persone sono fallibili, ma almeno un funzionario possiamo affidarci che abbia la sua coscienza, i suoi interessi, e si possa rispecchiare, ma per un algoritmo e, che. Tra l'altro, non sappiamo nemmeno come è, com è stato realizzato, e eh, decisioni di questo tipo si stanno diffondendo in molti, eh, in molti ambiti, nel campo dell'istruzione, nel campo addirittura del sono dei, dei robot che eh, cercano di predire il risultato dei, dei processi e quindi avere una, la, la possibilità di, di, di influenzare anche il giudice e la giuria su quello che potrà essere l'esito e di evitare eh, di, di andare a difendere i propri diritti in tribunale per questo tipo di, uh, di situazioni e negli Stati Uniti, quattro anni fa non, uh, non, uh, non, non, non ieri è, è stato il caso di Cambridge Analytica che eh, insomma eh, non si sa bene tutto, ma è abbastanza chiaro che insomma, utilizzando uh, targeted advertisement, uh, quindi uh, pubblicità, messaggi, uh, veicolando uh, a un certo tipo di, uh, di profili, che è stato riconosciuto grazie a questa massa che, ha, che è stata consentita a uh, Cambridge Analytica è stato consentito di, uh, di raccogliere. Insomma, hanno dato una spinta, forse anche decisiva, nel decidere il futuro democratico di una nazione che non è la Bielorussia, che non è Taiwan, che non è eh, lo stato libero di bananas, ma sono gli Stati Uniti, la più, una delle più grandi democrazie di, del mondo. Per cui, ecco, eh, il tema del riconoscimento facciale è uno dei temi in cui la tecnologia. Eh, sia la raccolta massiva di dati, la raccolta pervasiva di dati, sia la capacità di elaborare informazioni in modo molto preciso e molto uh, efficiente, sono, uh, sono fonti di possibile danno e che devono trovare una, uh, un bilanciamento, una garanzia, una tutela affinché di questi diritti non si abusino. Uh, vedo che ci sono degli interventi sulla chat. Ah, a dice eh, Patrizia dice è una domanda che ci poniamo tutti c'è da temere un leak dai database che raccolgono i dati biometrici e che vadano ad alimentare un mercato underground dei dati biometrici uh, Fabio forse tu sei posizionato per beh, rispondere beh eh, come dire eh, quando esiste un database che contiene all'interno dati in chiaro il punto non è se sarà violato, il punto è quando sarà violato. Eh, la problematica della raccolta indiscriminata di grandi quantità di dati sensibili è il fatto stesso della raccolta indiscriminata. E ad oggi sostanzialmente qualunque grande base dati è stata eh, o liccata in un'ottica pubblica o è stata violata. Così, giusto per ricordarci... Il database di Schengen a cui aderiscono tutti i vari paesi. Nei percorsi della Brexit eh, è stato beccato, sgamato. Che il GCHQ, i servizi segreti inglesi, hanno violato il database di Schengen per farsene una copia, dicendo: sai, poi quando c'è la Brexit può essere problematico. Quindi, ci troviamo che basi dati che addirittura hanno figlie della cooperazione internazionale, tra stati sovrani, standard di sicurezza e di accesso elevatissimi, dagli stessi stati vengono poi violate e finiscono in mano a soggetti senza alcun tipo di accountability oversight, quali i servizi segreti inglesi, che ovviamente operano in raccordo e collaborazione e cooperazione e scambio dati con n altri paesi. Quindi eh, la domanda che faceva Patrizia è, c'è da temere? Certo che c'è da temere. L'unico modo per mettere in sicurezza grandi quantità di dati è non raccoglierli. Esattamente, questo è il principio di minimizzazione, che peraltro è uno dei principi fondamentali del GDPR. Peccato che non venga applicato: nel senso che eh, c'è cioè, eh, il diritto di privacy, per come anche etimologicamente nasce, è un diritto di privatezza che è. Del privato, del cittadino, del singolo rispetto alla comunità e quindi per estensione del termine nei confronti dello Stato. In realtà lo spazio di privacy è, è letto come una, una dal punto di vista dell'utente, con una colossale rottura di balle perché ogni volta che andiamo su un nuovo sito dobbiamo cliccare dei l'idiozia eh, che uh, si frappone nell'economia nell perché rende. Uh, rende poco fluido il trasferimento dei dati e fra un po' ci imporrà di non poter utilizzare i, i servizi, alcuni servizi cloud americani, ma c'è il grande elefante nella, nella stanza, come si suol dire, che è lo Stato. E non c'è nemmeno bisogno, parlando di leaks, di avere un leak uh, de, di queste database, perché ci sono una serie di soggetti che possono per finalità Attenenti al loro ufficio, accedere a questi dati. E quando uno ce li ha lì, la tentazione è sempre molto forte che vengano abusati. Ricordo uno scandalo di, di qualche anno fa, che, parlando di, uh, in, di uh, dati di traffico telefonico, di uh, caso Telecom, di abuso, del fatto che alcuni funzionari compiacenti fini a determinate persone che non nominiamo qua perché non vogliamo finire in galera per diffamazione, ma è ufficiale, sono, cioè, sono stati dei casi in cui hanno fatto un accesso abusivo ed erano titolati ad accedere, solo che erano titolati ad accedere per altre ragioni e se ne sono fatti i fatti loro, per dirla così. Per cui anche senza avere un leak abbiamo che comunque questi dati sono a disposizione di molte persone ed è facile che queste ne, ne abusino. Abbiamo un'altra domanda. Adesso, se vuole, Paolo vuole aggiungere qualcosa, magari. No, no, no. Hai no, okay. spiegato benissimo, magari, Ok, perfetto. Abbiamo uh, una domanda di, di Gianmarco Gabrielli che dice: Come si concilia la legislazione sul riconoscimento facciale e quella diritto all'oblio? Se vado nella banca, ad esempio, ci sono delle telecamere e posso chiedere che le immagini con il mio volto vengano an anonimizzate rispondo dal punto di vista dell'avvocato, eh, è vero, esiste il diritto all'oblio, il diritto all'oblio ovviamente non è assoluto, è, è un diritto che, eh, che nasce col passare del tempo e per quanto riguarda i privati eh, sicuramente eh, matura molto molto presto, ma mh, come, come ho detto prima, nei confronti dei soggetti pubblici è molto più difficile, eh, intanto è difficile sapere. Perché no, nonostante tutte queste norme sulla trasparenza, nonostante il, il dovere di informativa, eccetera, 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 c'è molto poco trasparenza di quale sia la consistenza effettiva dei dati e finché non facciamo accessi per sapere eh, quali dati esistono, è difficile esercitarlo. Per quanto riguarda l'oblio, te teoricamente ci dovrebbe essere anche per, eh, per questi dati, però questo vale per me, eh, per Paolo, per Fabio, per tutti noi. Non vale necessariamente per le forze dell'ordine. Teniamo presente che eh, noi in Italia abbiamo la normativa più eh, espansiva per quanto riguarda la data retention dei dati di comunicazione, che possono essere tenuti, se non ricordo male, 72 mesi, vuol dire 6 anni. Eh, dalla, da, è una cosa che dovrebbe in realtà vi dare vendetta. E questo in realtà non lo fa. Qualcuno vuole a, a, aggiungere? Intanto io leggo la, la domanda successiva e fa, sì, evito di parlare e leggere, che non è mai una cosa bella. Perfetto, no, non c'è nessuno che vuole. Benissimo. Uh, abbiamo un'altra un domanda da Paola Bonomo. Adar, spero di dirlo bene, identità uh, biometrica con scandaliride, in India segnata a oltre un miliardo di persone. Ha avuto enormi benefici, per esempio, nel fare arrivare aiuti economici direttamente ai destinatari, senza subire ruberie del capovillaggio e intermediari vari. Non è il caso di fare un'analisi costi-benefici piuttosto di dire che i dati non devono mai essere raccolti? Eh, è... cioè, cioè, a volte mi fanno questo contro, controesempio, cioè anche il controesempio, per esempio, dei migranti che mh, non avendo nessun tipo di documentazione. Um, l'utilizzo del dato biometrico potrebbe, uh, potrebbe essere usato come un passaporto universale, globale. Um, secondo me ci sono diversi altri strumenti che possono essere utilizzati, forse anche una chiavetta USB con dei dati criptati per dire che sia, non credo che sia necessario l'utilizzo del, del dato biometrico perché appunto proprio perché i costi-benefici non, non si possono equilibrare abbastanza, il rischio è troppo basso. Eh, dunque anche se c'è un beneficio di questo tipo non vale la pena, per me, per me almeno, come mia opinione. Se posso aggiungere un tema sull'aspetto specifico che riguarda l'India, eh, che mi ha visto, sono andato forse cinque anni fa, a una conferenza in India sui temi di contrasto alla corruzione e diritti civili, erano tutte e due assieme, e c'era una delle persone del giro di Privacy International eh, che segue il, diciamo, il fronte indiano, parte dell'equivalente del Center for Internet Society locale. Allora, parlando, ho, fatto un po il mio, diciamo, ho portato la mia divulgazione dal punto di vista eh, dei diritti digitali, della privacy di Intorni. In un paese dove ricordo è stato introdotto il CMS, il Central Monitoring System, che non è né più né meno dell'NSA X Key Score fatto negli Stati Uniti, solo che è stato fatto con una legge ordinaria dello Stato, nessuno ha detto niente, non ci sono state rivolte, non ci sono state interrogazioni parlamentari e la popolazione l'ha accettato. Allora, quando ho discusso di questo tema, è ovvio che è stato portato il tema del compromesso, perché. Eh, della, alla popolazione per dare dei sussidi, però mi è stato fatto mi è stato, eh, sottolineato eh, come e qui devo dire una cosa importante, eh, è, è una questione filosofica, se vuoi, anzi an anche sociologica e antropologica, eh, la differenza culturale, cioè il fatto che noi del mondo, chiamiamolo occidentale, Europa, Stati Uniti, abbiamo una scala valoriale fortemente incentrata sull'individuo e privacy è un valore individuale. Mentre nelle società, soprattutto nell'area dell'Oriente in generale, non per fare un grande calderone, però connotando l'India come Oriente, il concetto di uh, collective society e di valore del noi è più importante dell'io. E questa differenza culturale rende molto difficile l'accettazione la in quelle culture del valore che noi invece diamo alla privacy e quello che rappresenta dal punto di vista dei diritti digitali, che poi sono diritti umani, ovviamente, nella nostra base culturale. E quindi quando mi sono trovato a confrontarmi esattamente su questo tema, cioè schedatura massiva biometrica degli indiani eh, e sistema di sorveglianza internet massivo, sistema di censura diffuso passato senza un plissé, senza che ci fosse un partito all'interno del Parlamento che si sia opposto in modo sensibile ha detto stiamo parlando di un'altra cultura, è qualcosa che deve essere sviluppato, l'esempio che mi è stato dato è stato un qui in questo momento la vera battaglia è fare sì che nello stato del Punjab eh, l'uomo adulto che ha 35 anni si può permettere di dire no alla madre che gli chiede di sbloccare il suo telefono per guardargli le sue cose dice questo è il tipo di evoluzione progressista culturale che noi stiamo facendo. Per cui quando viene a parlare dei valori della privacy in una salsa occidentale, io posso solo che farti questo ragionamento e dirti che dovresti guardarli da un punto di vista culturale. Questa era la riflessione e esperienza nel caso dell'India. Ecco, mh, è fatto bene a, a sottolineare questo, questa differenza culturale perché noi viviamo, bene o male e dico bene o male, da qualche anno, da qualche decina d'anni, in una società liberale che ha avuto un po' di alti e bassi nella, nella nostra storia, però nel panorama de dello storico è un, è un attimo, un, un, una, un alito di vento nel, nel, nella storia che ho visto uh, la servitù della gleba, ho visto il potere assoluto, ho visto le, le rivoluzioni uh, liberali degli del, del 700-800 ha visto anche i fascismi, ha visto anche un tentativo di denominazione e quindi il nostro concetto di società liberale in cui l'individuo è quantomeno sullo stesso piano e non subito e non, su su uh, non cosa di proprietà dello Stato uh, o della società o della collettività, eccetera, è una, una cosa molto preziosa da conservare, molto fragile e che c'è solo da noi. Nei, basta andare non tanto distante da noi e questa, questa, queste obbie che ci stanno facendo, queste, queste, uh, queste preoccupazioni non sono viste, non è visto come il, il cittadino è a titolare di diritti ed è al suo stesso piano dello Stato che pretende di sorvegliarlo, punirlo, istruirlo, dirgli cosa deve fare, cosa non deve fare, eccetera. Per cui eh, io temo che anche da noi, che abbiamo raggiunto una, una democrazia uh, occidentale, costituzionale, in cui ci sono una forte set di diritti dell'individuo, anche di doveri dell'individuo nei confronti dello Stato, ma anche di, di diritti e di, di, di procedure e tutele, questa, uh, questo pendolo non sia mai andato abbastanza, uh, non, non, anzi abbia, abbia, abbia swingato uh, nel suo. Punto massimo, stia rifluendo, eh, stia rifluendo, non perché ci siano, non so perché ci siano delle, delle, delle forze che chiaramente eh, stanno cercando di convincere che in realtà eh, liberale, eh, nel senso di diritti individuali, è brutto è che eh, le, i modelli democratici veri sono quelli in cui c'è una democrazia aperta, chiusa, diretta, e in cui è la maggioranza che decide gli altri devono stare zitti, l'ha deciso la maggioranza. Questo tipo di impostazione uh, si sta perdendo anche da noi, che dovremmo essere il faro, l'esempio e si sta perdendo negli Stati Uniti si sta perdendo in Francia si sta perdendo nell'altra culla della civiltà liberale che è eh, il Regno Unito eh, io sono molto preoccupato perché penso e temo di aver visto nel corso della mia vita il massimo dell'espansione di, di una civiltà liberale che tutela i cittadini mh, e che dà ai cittadini un potere di sorveglianza un potere di uh, difendersi un potere di... Uh, di interrogare, di, 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 di porsi come, come contraltare. E questa cosa, secondo me, si sta, è molto a rischio. Se non la teniamo viva, la perdiamo perché la libertà è molto difficile da, da ottenere. Ci sono voluti migliaia di morti, centinaia di migliaia di morti, milioni di morti per difenderla, ci vuole molto poco a perdere. E quindi, ogni piccolo spazio di libertà che cediamo è uno spazio di libertà che non riavremo più. Soprattutto quando eh, nell'opinione pubblica eh, questo questa non, si, non, si, non, si, non si avverte e ci si crogiola: eh, che bello che siamo tutti più, più sicuri eh, in questi giorni di eh, ritorno al lockdown, di eh, auspicio che tutto venga chiuso, che, eh, che, che ci pensi sempre lo Stato e, e ci mantenga. Eh, è, è molto rilevante. Io ringrazio. Ringrazio voi che avete avuto la pazienza di ascoltarci. Eh, farei un ultimo giro, se non ci sono altre domande, e ecco qualcuno che vuole, che vuole idioticamente propormi come Presidente della Repubblica e a me anagraficamente lo potrei anche diventare, eh, purtroppo sono, ho raggiunto quella, quella, quella fase, eh, farei un piccolo, se non ci sono domande serie. Non quelle di Fabio, uh, farei un piccolo uh, intervento di chiusura da parte di Paolo e di Fabio. Io ormai ho sprolocchiato fin troppo e poi uh, darei darei uh, dare la chiusura. L'ultimo commento può essere solo promuovere la la petizione che è ancora online, adesso tradotta in francese, inglese e tedesco. Uh, sto aggiungendo dei partner um, di, di livello europeo chiaramente. Stiamo per uh, progettare altri tipi di azioni, però magari azioni un po' più legali, non come quella che ho fatto in Francia, uh, anche se ha funzionato molto bene. Chissà, magari posso riutilizzarla, però nel mentre. Potete partecipare, si chiama Band Facial Recognition EU ed è molto simile a quella che c'è in America, che ha avuto qualche successo, perché in alcune città americane um, il facial recognition è stato bannato, è stata una moratoria per davvero. Questo è per, al, per averlo in Europa, in tutta Europa, e per cui sì, guardatelo se potete firmare. Okay, Fabio, eccomi. Se, se riesco a fare una cosa, volevo quantomeno farvi vedere una cosa molto bellina, che è questa. Ovvero, non so se si vede il mio schermo. Sì. Eh, questo è il progetto Computer Vision Dazzle. È un'iniziativa, ovviamente, di tipo artistico che nel 2016 è stata avanti e porta tecniche di camouflage per riuscire a creare make-up di eh, capelli, vestiario eh, e trucco per riuscire a ingannare sistemi di eh, riconoscimento facciale. È un'iniziativa molto carina, secondo me, nel mostrare quella che è la creatività nella eh, difesa eh, dei... Diciamo in questo caso dei diritti, diritti digitali, rifacendone a quella che invece è l'esperienza e iniziativa avviata da, da Paolo, rimanendo nell'ambito artistico. Ah, benissimo, grazie. <ride> è, un po', è un po' imbarazzante andare in giro conciati così, eh, però. <ride> Se serve, la... non penso che sia un'attività di difesa civica che eh, avrà molto, molto seguito. Invece, in, in posti come Hong Kong, eh, questo sicuramente ha più senso di essere. Eh, peccato che fare questi mestieri e se non vado errato sia di per sé un illecito che può portarti a, a andare in galera perché, eh, mh, ma senza andare tanto lontano non uh, cercare di ingannare i sistemi di riconoscimento facciale e, e eh, se non vado errato sono un avvocato cinese e, e, e di per sé è legale io ho due debiti da pagare i debiti eh, di, di zoom come i debiti di gioco vanno pagati prima della fine del della diretta. Uh, il primo è la domanda di Stefano sul fatto che uh, la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea abbia dichiarato che la data retention sia uh, possibile soltanto se uh, oltre i termini, termini minimi, soltanto e sarebbero sei mesi in teoria, uh, soltanto per casi specifici, vero? Uh, faccio notare che questa norma che è stata criticata da chiunque si occupasse di privacy, che è stato detto guardate che è contraria al, alle norme europee perché è un trattamento eccessivo, bla 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 bla, è passata, è stata approvata, è stata in vigore e eh, ha fatto tenere dati per Anni e anni e anni, causando anche notevoli costi, perché poi queste cose qui costano, eh? tutte, le, tutte le forme di sorveglianza comunque hanno un costo, anche quelle imposte per eh, vedere che non ci scambiamo la musica hanno tutti un costo. E invece il secondo debito eh, che devo assolutamente eh, saldare entro la fine della serata è eh, darvi il prossimo appuntamento. Il prossimo appuntamento dei coperricani sarà per martedì 27 ottobre alle ore 21. Ci sarà Federico Chico, Testa, presidente di Enea, per parlare del sistema italiano della ricerca, quindi eh, invito a eh, tutti scusami sì. Caro, sì. non chico Testa si sì, sì, scusa testa. federico Test, Sono persone no ha diverse, diverse. <ride> no hai ragione chico eh, testa è scusate. presidente delle delle, delle di un'altra adesso non ricordo più di, che forse, delle, delle, di no sorgenia forse no 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 no, no, no è un'elettricità un, un futura tante cose mm. ma non enea ok no scusate scusate, scusate 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 federico testa presidente di enea Uh, eh, per parlare ripeto eh, a parte la mia gaffa per parlare di uh, sistema italiano della ricerca un argomento assolutamente importante uh, okay, qui, uh. tra l'altro siamo anche in tema di nobel diciamo cioè in periodo di nobel per cui eh, la ricerca italiana uh, che ha dato dei dei, dei, dei nobel S eh, speriamo che, 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 che di avere delle uh, delle delle discussioni imp importanti invito um, questa sera a, non ho avuto l'accesso al slido però a chi vuole um, fare a delle domande di farle che si possono fare anche in anticipo e quindi da magari più uh, più interattività alle discussioni spero che sia stato interessante uh, ringrazio gli interlocutori ringrazio chiunque eh, ha avuto la pazienza di starci ad ascoltare ringrazio chiunque eh, avrà eh, modo di pensare di ragionare, di, eventualmente di firmare la petizione di, che eh, Paolo magari eh, vorrà eh, e che comunque è sul, è sul, è sul sito di Paolo eh, e può essere, eh, essere firmata da lì eh, quindi di Portate a casa e portate eh, nel, un pezzettino del vostro cervello eh, questi, questi pensieri che possono sembrare lontani, ma che sono molto meno lontani quanto, di quanto sembri. Eh, io taccio, se non ci sono ulteriori eh, commenti da, eh, da realizzare. Finisco con i ringraziamenti e vi do appunto appuntamento martedì 27 ottobre, quindi martedì prossimo, ore 21, Federico Nonchico, Testa, presidente di Enea.